Salve carissimi amici, tutto qui Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla in questo che è il video delle letture degli acquisti del corso del mese di agosto 2023, mese nel quale non ho fatto troppissimi acquisti, complice anche i pochi materiali nuovi che uscivano, quindi tutto sommato bene così, in vista anche di Lucca e quant'altro, e delle poche letture che ho fatto, complice anche il fatto che da capo scout ho fatto una settimana fuori senza grosse possibilità e grosso tempo per leggere. Quindi non perdiamoci però in chiacchiere, traiamo le conclusioni alla fine. Da qui in poi partono le clip sulle varie case editrici delle quali ho letto qualcosa. Al solito nella barra del tempo potete andare a vedere, scegliere quale casa editrice vi interessa particolarmente per vedere che cosa ho letto di quella casa editrice o di quella etichetta editoriale. Non perdiamoci in chiacchiere, sigla. Partiamo da Disney, per la quale ho letto in digitale, quindi li considero comunque come acquistati, Topolini dal 3532 al 3536. Tante storie diversificate, vi invito nel caso ad andare a vedere i vari video frontali che ho fatto per sapere che cosa ne penso un pochettino più nel dettaglio. Ho acquistato anche gli ultimi due numeri delle grandi saghe Disney, in particolare il secondo e conclusivo volume della saga della Gemma Pippolina. Saga che vede Topolino andare in varie città del mondo per aiutare vari parenti di Pippo, per i testi di Pierpaolo Pelò e i disegni di Sergio Asteriti, un bel viaggio per scoprire un po' questo personaggio e un'ottima scrittura, quindi un album molto molto piacevole. E ho letto anche l'ultimo numero, Amelia e le avventure di famiglia, 30° numero della collana, che va anche a chiuderla purtroppo per un certo insuccesso da parte della testata stessa, che vede la compartecipazione di Francesco Artibani e Lellorena ai testi, con Giorgio Cavazzano e Silvio Camboni alle matite delle tre storie contenute all'interno, la famiglia di Amelia al gran completo con nonna Caraldina, il fidanzato Rosolio e la nipotina Minima, fare delle avventure per riuscire a cercare insieme di recuperare la numero uno di Zio Paperone. Diciamo che il tema di fondo di Amelia è sempre quello, ma questa componente, questo trio di personaggi creati ex novo per queste avventure risulta molto fresco e divertente, tant'è che l'albo, dopo averlo letto, mi sento più che consigliarvelo. Peccato per la fine delle grandi saghe, ho fatto un video a riguardo su questo numero più nel dettaglio, che cosa ne penso nella chiusura, vi invito nel caso ad andarlo a recuperare. Ho letto anche La gioventù di Mickey di Thébaud, volume francese con questo stile molto peculiare alle matite, ai disegni. Un topolino anziano racconta al nipotino varie avventure tra finzione e realtà. Che cosa è vero, che cosa non è vero, non è dato saperlo, è tutto molto molto esasperato, è tutto piuttosto divertente. Un'ottantina di pagine, forse anche meno, al prezzo di 15 euro, anzi vado a vederlo 16,50. Vi porteranno un'avventura molto semplice, con tante. Vi porteranno un volume con tante mini avventure piuttosto divertenti e riuscite, con uno stile grafico piuttosto peculiare. Quindi dateci un'occhiata prima di acquistarlo a scatola chiusa, però l'albo è molto divertente e consigliato. Per la collana Grandi Autori è uscito un volume dedicato a Giovan Battista Carpi, grande maestro disneyano, grande disegnatore, questo è indubbio, ma anche grande autore per le storie che ha scritto. Purtroppo qui ne sono presenti poche. Visivamente abbiamo questo tratto che potrebbe sembrare, e anzi sicuramente nelle storie più vecchie è abbastanza retro, ma comunque estremamente piacevole. Vi faccio vedere un po' l'evoluzione delle storie più recenti contenute all'interno del volume. C'è una buona disanima dell'evoluzione di Giovan Battista Carpi come autore. A livello di storie sono state scelte storie molto tranquille, non particolarmente celebrate, non particolarmente ristampate, ma che denotano secondo me un piccolo problema nel volume, che sì è carino, sì è leggibile, ma risulta un po' troppo anonimo. Va bene mostrarci la quotidianità del topolino, perché credo che sia questa anche l'intenzione di Davide De Gusto, curatore della testata, ma l'effetto risultante è quello di un insieme di topolino un pochettino scarso. Ecco.
per quanto le storie siano comunque belline, cioè sono storie che si lasciano leggere più che volentieri. Probabilmente la migliore è Zeppo Perone e il Tapioca di Machu Picchu, che è molto particolare, insieme a Topolino e la rapina a domicilio. Sono due storie che secondo me sono un pochettino più efficaci, ma si tratta di storie molto ordinarie e le altre secondo me non sono così memorabili. Peccato, si poteva fare una selezione che andasse a valorizzare l'autore con una o due storie di picco, di richiamo, e altre magari un pochettino più debolucce, ma le storie di richiamo secondo me sono necessarie. Andando avanti, ho letto il terzo Topo Game, per quanto non sia scritto che sia il terzo Topo Game. Dopo 3 anni ritorna questa mini collana con le storie a Bivi e già abbiamo un recupero, abbiamo già tutti insieme a Bivi ripreso dal secondo Topo Game. L'idea di base è quella di mostrarci alcune delle storie a Bivi, un buon divertimento, un buon passatempo sotto l'ombrellone, carina come idea, perché ci sta a recuperare un po' queste storie in albetti magari a tema, soprattutto se si mettono nel periodo estivo dove uno vuole anche leggere qualcosa di un pochettino più scanzonato, e ripeto, sotto l'ombrellone fanno il loro effetto ed sono piuttosto divertenti da leggere. Ho letto anche le serie imperdibili col secondo numero di Paper Bridge, secondo volume che va a chiudere con la seconda e la terza stagione quella che finora è l'epopea di Paper Bridge. Credo che nel college ci siano solo 3 anni, quindi Paper Bridge non dovrebbe continuare. Ok, e qui abbiamo vicende. Allora, se la prima era molto di presentazione, qui i personaggi sono stati tutti quanti già sviluppati. Per quanto la prima stagione avesse 5 capitoli interamente dedicate, quindi c'era modo di avere trame e sottotrame, le trame principali di questo volume mi sono piaciute di più. Lo dico chiaro e tondo, quindi un secondo volume comunque piacevole, ben disegnato, con un po' di extra, non tantissimi. Il primo secondo me era un pochettino più ricco. Al solito c'è un editoriale che va a spiegare molto di quello che state per leggere troppo presto rispetto a quando per l'appunto lo leggerete, quindi vi fa parecchi spoiler, quindi gli editoriali nel caso leggeteli dopo aver letto le storie. Dulcis in fundo, per Disney ho letto Paperiliade e Topodissia, volume cartonato, grossino, da libreria, 25 euro per 176 pagine, che contiene le due parodie ad opera di Roberto Gagnor, ovvero sia Paperiliade e Topodissia, parodie dell'Iliade e dell'Odissea. Alle matite abbiamo per l'Iliade Alessandro Perina, per l'Odissea abbiamo Donald Soffritti. Due parodie riuscite che vanno a richiamare appieno quello che era il mood delle storie originali, un po' di elementi che, diciamo, Gagnor va a parodizzare virano sul tema calcistico, quindi lì potrebbero diventare pesantini per molti lettori. Ci sono anche molte gag molto attuali, quindi tra qualche anno non so se reggeranno il peso del tempo, ma questo sarà il tempo a dircelo. Le parodie a me sono sembrate piuttosto riuscite. Avendo fatto il classico, conosco abbastanza bene questi miti, queste due poemi omerici, e mi ci sono ritrovato più che abbastanza, finendo per diventare un'opera secondo me consigliata a lettori più giovani per approcciarsi in maniera divertente per l'appunto all'Iliade e all'Odissea, nonostante i finali siano piuttosto divergenti rispetto alle opere originali, ma comunque sia riescono a trasmettere il divertimento al lettore, e ribadisco, è il finale ad essere diverso, ma ci sta. Nell'ottica c'è qualche editoriale sul work in progress e un approfondimento sulla mitologia greca e il fumetto Disney. Quello che mi è mancato e che mi aspettavo in realtà da questo volume è un approfondimento, un paragone tra le opere principali, l'Iliade e l'Odissea, e le loro versioni parodizzate, cosa che non è presente purtroppo. Peccato, si poteva fare secondo me un lavoro di fino, fare il volume perfetto, il compendio perfetto per queste due storie. Si è deliberatamente scelto di non farlo. Non per questo il volume non sia consigliato, però sicuramente è secondo me un forte punto di demerito. Per la DC Comics ho letto La storia dell'universo DC, volume super mega gigante, come potete vedere, 25 euro il prezzo di copertina, un centinaio di pagine indicativamente. Si tratta in realtà di un racconto illustrato nella quale Harbinger, dopo gli eventi di Crisi sulle Terre Infinite, va a raccontarci tutta l'epopea, tutta la storia dell'universo DC dal Big Bang in avanti. Originariamente dovrebbero essere usciti 2 spillatoni giganti, o comunque sia 2 volumetti, qui sono raccolti insieme.
È un'opera piuttosto singolare e particolare, adatta agli amanti dell'universo DC a 360 gradi, per conoscere quelle che sono state le varie evoluzioni storiche, e direi che grosso modo per alcuni dettagli è ancora valido anche adesso, soprattutto nel primo volume, riguardante per lo più la preistoria e che finisce ben prima dell'arrivo dei grandi supereroi sulla Terra. Quindi può essere comunque interessante. Capisco che però il formato e il prezzo possano spaventare, e anche lo stile di scrittura, il modo con cui è posta la cosa, può essere un pochettino fermante per qualcuno. Wolfman ai testi, Perez alle matite, la copertina qui potete vedere è d'opera di Alex Ross, diciamo che è consigliata agli amanti dell'universo DC e per chi vuole saperne decisamente di più. Ho letto anche il secondo e conclusivo volume di Batman Fuggitivo, volume nel quale finalmente scopriamo che cosa sia successo, chi ha davvero ucciso l'ex fidanzata di Bruce Wayne, e dove finalmente riusciamo a liberarci un po' di quelle che sono le catene che tenevano imprigionato Batman e la sua guardia del corpo. Scopriamo finalmente qualcosa di più, anzi va proprio a chiudersi questa miniserie di Raka e Brubaker, che voleva essere in fondo una riflessione della dualità tra Batman e Bruce Wayne, dove per l'appunto se nel primo volume il focus era su Bruce Wayne, nel secondo era su Batman, qui abbiamo effettivamente il focus sul quale le due entità in realtà distinte non possono esistere ma debbano convivere. Una bella trilogia molto interessante che ti fa tenere col fiato sospeso per buonissima parte della lettura. Mi sento di consigliarlo, uscirà un video dedicato con tutte quante le mie riflessioni, ma in linea di massima devo dire che il volume mi è piaciuto e mi è piaciuto parecchio. Passando al lato digitale, rimanendo in ambito batmaniano, Batman Failsafe, il primo volume del Batman di Chip Zdarsky e Jimenez, e non solo. Allora, ci farò un video riguardo ed uscirà nella settimana del Batman Day. Per quello che vi posso anticipare è che io una roba così brutta in continuity non l'avevo mai letta. Chip Zdarsky straosannato per quello che ha fatto con Daredevil alla Marvel, io non vedo già l'ora che si levi di torno da Batman, perché io una roba così brutta non l'avevo mai letta. E sinceramente, se qualcuno si lamentava del Tom King che nel primo capitolo gli faceva cavalcare un aeroplano e lì la cosa era abbastanza trash, qui è peggio. Qui è tutto dannatamente peggio. Il volume intero non ha minimamente senso. Mi sono sentito preso per il naso, ancor più di quando ho letto Batman Killing Time di Tom King. E il che è tutto dire. Veramente una perdita di tempo allucinante. Io non so come sia venuto in mente alla DC di accettare questa storia. Proprio me lo sto chiedendo, com'è possibile che abbiano accettato questa storia? Ve l'ho citato due secondi fa, Batman Killing Time, non posso più aprirla perché l'ho già cancellata. Uno spreco di tempo continuo. Tom King fa fare questo furto all'enigmista Selina Kyle, poi succedono robe e Tom King si diverte a scombinare i tempi. Morale della favola, non si capisce niente, cioè si capisce un pochettino tutto, ma in realtà lui vuole continuare a giocare facendo salti temporali e la storia praticamente è inesistente. La storia è inesistente e tutto si gioca su questi continui cambi temporali, e ci sono dei colpi di scena basati sul fatto che questi continui cambi temporali non ti fanno capire come stanno andando linearmente le cose, ma se ci pensi un attimo capisci che è tutto un modo per distrarti come lettore. Quindi è una storia che non funziona. Ho letto Superman The One Who Fell, il volume dell'Infinite Frontier, che comincia con un crossover tra Superman Action Comics, dove ci si parla fondamentalmente del ruolo padre figlio e dell'eredità che il padre dovrà lasciare al figlio nei primi due capitoli. Nei secondi tre, che compongono il volume, abbiamo una missione tra John e Clark Kent fondamentalmente nello spazio, dove dovranno andare ad aiutare qualcuno. Ho letto i tre volumi di Superman Son of Kal-El,
volumi volumi politicamente molto schierati, mi viene da dire. Tom Taylor fa abbastanza propaganda politica, buone avventure. Si è parlato molto del fatto che Superman si metteva con un ragazzo, la love story più brutta che io abbia mai letto negli ultimi anni, una roba buttata lì per essere buttata lì, completamente fine a se stessa. Una buona avventura, tutto sommato, ci sono tanti intrighi politici, c'è tanta propaganda politica, c'è molta politica dietro Tom Taylor, tanta politica, cosa che potrebbe far desistere qualcuno dalla lettura. Si parla di temi sociali politicamente molto impegnati, non tanto di un partito in senso stretto, ma è chiaro che nell'insieme si può capire che cosa Tom Taylor voglia dire. È l'avventura del giovane John Kent alle prese con la realtà e con la vita di tutti i giorni, con la vita americana e le sue forti contraddizioni in una qualche maniera. Interessante, non imprescindibile, vedremo come andrà avanti fondamentalmente. Ho letto anche per DC i tre volumi dell'Action Comics di Peter Kennedy Johnson con World War Rising di Arena e World War Revolution. Il nostro Clark Kent, insieme ad un gruppo chiamato Authority, giungerà su Mondo Guerra per fermare e combattere contro Mongul, per l'appunto su Mondo Guerra. Mi è piaciuto abbastanza, c'ha tante tematiche anche qui sociali, ma in una salsa un pochettino più fantasy, di conseguenza non ti appesantisce troppo la lettura. Il nostro protagonista è in una fase piuttosto complicata, difficile, dovrà per l'appunto comunque cercare di dare il meglio di sé. Una buona lettura, imprescindibile no, imprescindibile no, ma una buona lettura di intrattenimento, e mi è piaciuto un pochettino di più rispetto a Son of Kal-El. Per Star Comics ho letto Claymore, giunto al decimo volume. Continua la guerra per l'appunto nel nord, le nostre guerriere si sono spostate, ci sono varie minacce che dovranno affrontare. Niente, continua l'avventura di Claire e delle altre guerriere Claymore, in questo caso mandate in una sorta di missione suicida. Risulta molto interessante, non vedo l'ora di proseguirne la lettura. Non ho in realtà troppo altro da dire. Per J-Pop, I Am a Hero, giunto al 17° numero. Volume che sposta di nuovo l'attenzione non più sui protagonisti, ma su un altro gruppo di sopravvissuti che stanno facendo cose fondamentalmente. L'albo risulta sempre molto leggibile, sempre molto godibile. Abbiamo dei richiami al gruppo dei personaggi principali, quindi ok, cioè il gruppo nuovo ha dei forti collegamenti, ha dei richiami, in un qualche modo si ricollega. E mi è sembrato fin troppo di transizione in realtà, tranne che nel finale vedremo dove andrà a parare e come proseguirà. Ormai siamo quasi alla fine, siamo addirittura d'arrivo, mancano 5 volumi e non vedo l'ora di finirla, un po' perché questi ultimi due numeri in realtà mi stanno un pochettino deludendo. Mi sembra che l'autore stia prendendo tempo fondamentalmente, un po' perché l'inizio invece mi era piaciuto così tanto che voglio vedere dove si andrà a parare. Quindi uniamo insieme le due cose, mancano solo pochi numeri, anche se pochi numeri vuol dire comunque che finirà all'inizio del prossimo anno. Per Bau Publishing, in digitale tramite Play Libri, ho letto Nimona. Ve lo faccio vedere qui piccolino perché in grande Play Libri non ha la copertina. Vi faccio vedere che questa è la copertina di Nimona di Play Libri. L'ho letto un po' perché ho visto il film animato e mi era sembrato molto carino, molto interessante, e qui ho apprezzato molto il fatto che in realtà il ruolo dei personaggi sia completamente diverso. Il protagonista è cattivo ed è il cattivo della storia. Nimona è la sua assistente, ma è cattiva quasi quanto l'antagonista. E è una storia che vuole essere una sorta di riflessione della società. Visivamente abbiamo questo stile qui, era un webtoon se non ho capito male, quindi comunque un prodotto decisamente meno curato di altri dal punto di vista estetico, ma comunque molto affascinante per la storia che viene raccontata. E devo ammettere che per quanto la storia sia simile nel film, il ribaltamento dei ruoli e le numerose missioni presenti in più all'interno della graphic novel, del fumetto fondamentalmente, lo rendono decisamente estremamente interessante ed appetibile anche per chi ha visto il film di Nimona. Quindi se avete visto Nimona e vi è piaciuta, vi consiglio di leggere il fumetto. Se non avete
visto Nimona, volete leggere il fumetto prima, fatelo, ma poi guardate anche il film che vi dà un prospetto diverso della stessa vicenda. Quindi un compendio tra i due risulta quindi un bel modo per vedere quest'opera a 360 gradi. Per Feltrinelli Editore ho voluto recuperare un paio di volumi usciti più o meno recentemente, in realtà già da qualche tempo, di autori disneyani in una qualche maniera. Da un lato abbiamo La gabbia di Silvia Zicche, per vederla in una chiave decisamente diversa da quella classica disneyana comica alla quale siamo abituati, ma ancora non l'ho letto, e Technoldology di Artibani, Vitaliano e Sciarrone. Anche questo acquistato e non letto perché non ho avuto tempo. Comunque due volumi che fondamentalmente mi incuriosivano e quindi li ho recuperati. Appena avrò modo di leggerli magari ci farò un video sopra dedicato, ne parleremo anche nel dettaglio sul canale, ma non credo che sarà una roba a breve. Appena Sergio Lagostino l'ha annunciato ho voluto recuperare Crossroad Comics, edito da Oblomov. All'interno abbiamo una serie di schede, possiamo chiamarle così, con tutta una serie di argomenti e nella quale Sergio Agostino ci parla. Ogni singola pagina è in un qualche modo autoconclusiva, collegata alla successiva, alla precedente e in un qualche modo anche a magari a qualche altra pagina, andando a formare una sorta di legami tra le varie pagine, di bibliografia in una qualche maniera, di argomenti vari ed eventuali, passando dalla musica al mondo del cinema. Non ho ancora avuto modo di leggerlo, perché non ho ancora avuto modo di leggerlo, lo farò con molta calma, principalmente è da intendere come un spizzico di curiosità su un certo determinato argomento, lo si può tranquillamente leggere andando a caso in una pagina e poi passare alle successive, alle precedenti o ad altre, oppure cercare di capire qual è il collegamento che unisce il primo argomento con l'ultimo. Lo leggerò appena avrò modo di farlo, fondamentalmente. Sono abbastanza incuriosito dall'esperimento. Alcune delle pagine qui contenute erano editoriali in un qualche modo scritti da Sergio Agostino su Linus, che qui sono stati però rivisti, ritrattati, modificati e corretti con l'aggiunta di una cinquantina di pagine nuove. Quindi c'è materiale anche per chi avesse preso i suoi vecchi Linus. Il prezzo di copertina è di 23 euro. Sergio Bonelli Editore, Drago Nero Mondo Oscuro e Drago Nero Le Mitiche Avventure. Mondo Oscuro ci, diciamo, informa su alcuni elementi, sugli abomini, quindi risulta molto interessante. Abbiamo i nostri che viaggiano verso una cittadella, una fortezza per trovare rifugio e qui scopriranno quanto le trame siano più intricate di quanto non potessero sembrare, mentre invece Le Mitiche Avventure va a chiudere la prima stagione per l'appunto Drago Nero Adventure, con una battaglia finale tra i nostri tre protagonisti, quindi Ian, Mirva, Egmore e Alben, aiutati da Alben, contro il burattinaio. Un buon finale di stagione, proseguirò fondamentalmente perché di Drago Nero ho un pochettino tutto, non so quanto vorrò andare avanti all'infinito in realtà con questa versione giovanile. Vi segnalo che oltre alla storia, che finisce a pagina 60, quindi in realtà i volumi potrebbero essere decisamente più corti, come extra ci sono tutti gli extra che erano presenti nei numeri delle, o meno diversi extra che erano presenti nei numeri, negli spillati originali dell'Adventure, ma che non erano stati riproposti ancora qui, a favore di screenshot della serie animata. Ottima scelta, devo ammettere, proprio ottima scelta, in cui poi abbiamo in realtà diverse illustrazioni varie che devo capire a cosa fa riferimento, ma presumo siano collegate alla serie animata, ma le illustrazioni sono belle, la grafica animata no. Mi ero scordato di mostrarvi questo. Sergio Bonelli Editore, Batman e Dylan Dog, terzo e ultimo episodio, abbastanza affrettato, un finale veramente molto molto velocizzato per una mini comunque buona, piacevole, carina, con degli ottimi disegni. Purtroppo questo volume è fin troppo rapido e veloce e la conclusione troppo rapida. Facciamo due conti, com'è andato il mese di agosto 2023? A livello di acquisti è stato piuttosto scarno, c'è poco da dire. Ho acquistato 22 volumi, compresi Topolini, che all'inizio non li contavo, ma adesso li sto cominciando a contare effettivamente, come giusto che sia, per quanto abbia pagato un abbonamento all'inizio anno, andrò a diluirli nei vari mesi, quindi 22 acquisti nel corso di questo mese. 22 acquisti che quindi sono un numero abbastanza esiguo rispetto ai mesi antecedenti, complice anche il fatto di un agosto piuttosto
molto scarico a livello di novità editoriali, e sinceramente qualche mese in più così mi piacerebbe anche per far respirare un pochettino il mio portafoglio e soprattutto per permettermi di fare le letture degli arretrati che ho in abbondanza in casa, quindi sarebbe anche ora che mi mettessi a leggerli. Ma al netto di questo, all'ora di acquisti, all'ora di letture ho letto 30 volumi a fumetti, 30 quindi meno di uno al giorno, contato che agosto a 31 giorni. Sicuramente un bilancio positivo, ho letto più di quello che ho acquistato, non ho letto tutto quello che ho acquistato, quindi ho letto anche diversi arretrati, quindi ok, bilancio positivo anche sotto quel punto di vista. Devo cercare di non far diventare troppo arretrati gli arretrati di agosto, ma finché sono due o tre mi può ancora andare bene. E come potete vedere però ho letto molto meno rispetto ai mesi antecedenti, complice una settimana di Ferragosto nella quale ero via e fondamentalmente non ho avuto tempo di leggere. Ho davvero cercato di fare il massimo per leggere il topolino della settimana in quella settimana e non ce l'ho fatta, tra l'altro, quindi ok. E anche gli ultimi giorni di agosto ho avuto un po' di impegni, di imprevisti dell'ultimo minuto che mi hanno portato a non viaggiare in treno fondamentalmente e a non essere fondamentalmente in Thai. Quindi andiamo a sommare quei 7-8 giorni che fondamentalmente ho perso e capiamo che leggendo anche un volume al giorno più o meno come faccio usualmente sarei arrivato a 37-38. Sarebbe un bilancio estremamente positivo. Così non è, ma sappiamo perché fondamentalmente. Non è stata una battuta d'arresto così improvvisa, ma legata per l'appunto agli avvenimenti ordinari o straordinari del mese di agosto. Un mese sempre piuttosto particolare. Quindi il mese con meno acquisti, il mese con meno letture, il mese nel quale mi aspetto che questo video sia più corto rispetto al solito, fondamentalmente. Me lo auguro fondamentalmente per tutti quanti voi. Ma un mese comunque positivo. Ho fatto tante letture americane che mi serviranno per il video del martedì, credo per tutto settembre, anzi sicuramente per tutto settembre. E con la lettura che ho fatto ieri, chi mi ha seguito, chi mi segue su Instagram, su letture da treno, sa che ho letto Robbins. È un volume autoconclusivo più o meno in continuity con la recente continuity, quindi ho scelto comunque di leggerlo. L'ho acquistato pochissimo, ve lo posso garantire, quando era sconto, se no non l'avrei probabilmente mai preso. Ma l'ho letto e con quello credo di arrivare fino alla settimana di Lucca, dovrei guardarci un attimo. Quindi a livello di letture americane, al netto del finale del Superman, che farò a breve quando uscirà il volume, che lo acquisterò, come dicevo, prezzo pieno, proprio per appunto potervene parlare il prima possibile con Superman Returns. E fondamentalmente sono a posto per tutto agosto, per tutto settembre e tutto ottobre, quindi probabilmente tra un po' non mi vedrete fare letture da treno col tablet mostrandovi fondamentalmente le letture americane che farò. E temo che sarò per molti abbastanza su Instagram, mi vedrete nel mese di settembre molto preso da Urasawa, volendo leggere almeno 20 Century Boys e Monster prima di Lucca. Diciamo che mi sto muovendo per tempo, forse troppo per tempo, ma meglio muoversi per tempo e magari dedicarsi alla lettura di altro successivamente, piuttosto che per l'appunto trovarsi un po' persi all'ultimo con la collabora dover leggere opere abbastanza corpose fondamentalmente in fretta e furia per finirle magari anche un po' contro voglia. Quindi preferisco partire adesso che è settembre, sono i primi di settembre, e farvi sapere magari in quel di ottobre come ho trovato queste due opere, se ci riesco, molto volentieri. Di conseguenza, questo è stato il video di acquisti del corso del mese. Quale lettura vi è piaciuta di più tra quelle che ho fatto? Quale vi è piaciuta di meno? E quale effettivamente non avrei dovuto fare fondamentalmente? Quale non avrei dovuto fare fondamentalmente? Parliamo e discutiamo qui sotto nello spazio commenti di YouTube. Da Francesco, dalla soffitta di mia è davvero tutto, e noi ci vediamo in una prossima video opinione del canale. Ciao!